quello, Devo che pare ci sia una aspettare. norma. Eccoci, dovreste vedere la diretta che è partita, quindi se volete condividerla, vedete Allora, prima voi di me. Lodi liberale. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, Ma io non benvenuti vedo alla... niente. Non si vede però, eh. Non vedo che la diretta che è partita. Sì, è partita, ve lo È posso partita. È garantire. partita. Se andate sulla pagina Facebook la trovate. Va bene. Buonasera, buonasera a Ok, tutti diretta. e benvenuti Perfetto. alla 135esima serata di Lodi Liberale, che ormai da un anno, da aprile dell'anno scorso, ha deciso di intensificare le proprie serate, facendo appunto un appuntamento fisso ogni lunedì per cercare di diffondere il nostro piccolo il pensiero liberale sotto ogni aspetto storico, culturale, scientifico, artistico, economico e quant'altro. E in più, perché crediamo che, come dire, in questo periodo sia assolutamente necessario diffondere le idee di libertà. E in più, a partire da settembre dell'anno scorso, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, abbiamo pensato di inaugurare questo ciclo sui classici del pensiero liberale. Abbiamo fatto Tocqueville, Leoni, Friedman, Benjamin Constant, Popper, Beccaria, Aron, Ricossa e quant'altri. E ci hanno accompagnato, come al solito, dei esperti, massimi esperti del pensiero degli autori. E anche questa sera non, come dire, non smettiamo la nostra regola. Più che un classico del pensiero liberale, sicuramente un classico del pensiero libertario, ma Newton Rothbard non poteva mancare nelle nostre serate. Il testo è Per una nuova libertà, il manifesto libertario, che è un testo che è uscito nella prima edizione nel 1973 ed è stato pubblicato per la prima volta dalla Liberi Libri nel 1996 e poi ripubblicato nel 2004. E ci sarà una nuova edizione. Non ho ancora capito se tra giugno o settembre, perché non si trova praticamente più, ma la Liberi Libri ha intenzione di ristamparlo appunto tra giugno e settembre. E per farlo, come al solito, abbiamo scelto i tre maggiori esperti del pensiero di Rothbard, perché in vari aspetti, in vari ambiti, lo hanno tradotto, curato, prefato, diffuso, studiato, e quindi, insomma, ci sono con noi tre relatori di assoluto livello. Il primo è finalmente. Siamo assolutamente orgogliosi, mi consentiranno gli altri due relatori, di avere, come dire, l'orgoglio, la felicità, eccetera, 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 di tornare ad ospitare un amico di Lodi Liberale, che è il professor Luigi Marco Bassani, professore di storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi di Milano, che, come dire, è stato invitato ben prima che succedesse l'affaire Dreyfus del XXI secolo, non so, stiamo larghi. Nel senso che credo che chiunque sia amante della libertà di parola in generale sa quanto è accaduto, ovvero Marco, chiunque lo segue e lo conosce da anni, ama sempre le provocazioni e quindi il suo profilo personale su Facebook viene usato spesso per provocazioni, molto spesso calcistiche, grazie al fatto che è un impenitente milanista come me e questo aumenta la nostra stima nei suoi confronti, ma spesso per, come dire, delle provocazioni di carattere filosofico, politico e quant'altro. Qualche tempo fa ha condiviso un meme su Kamala Harris, Il provocatorio. meme, chiamiamolo Meme, col suo chiamiamo nome, meme. così Sì, c'hai ragione anche tu, non so perché mi è venuto fuori impariamo il meme. nome, almeno da questa Esatto. vicenda impariamo una nuova parola. Che era provocatorio, discutibile, quant'altro. Era un meme, era un post in cui c'era una satira che prendeva di petto l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti d'America e in qualche modo anche il presidente degli Stati Uniti d'America. Polemiche, quant'altro, tutte legittime, finché non si arriva alla decisione di qualche tempo fa, per cui il consiglio di amministrazione dell'università presso cui il professor Bassani insegna, stimato e come dire, seguito e apprezzato dagli studenti, chiunque lo abbia avuto come professore non ne parla che bene, che sia di destra, di centro, di sinistra, di qualunque storia, perché è un appassionato, è un conoscitore, è un esperto, un vero e proprio professore di quelli che ti insegnano la passione per lo studio e per la libertà in generale. Cosa succede? L'Università degli Studi di Milano ritiene che questo post sia, come dire, violi il codice di comportamento a cui dovrebbe essere tenuto professore universitario e quindi sospende il professor Bassani per un mese dall'insegnamento e di togliere lo stipendio per un mese, sulla base, attenzione, di una legge del 1933, che era un noto periodo democratico di questo paese in cui la libertà di parola era assolutamente consentita. Quindi, sulla base di una legge fascista, viene preso un provvedimento Fascista. tecnicamente, volevo dirlo io, ma mi ha anticipato, condivido in pieno, fascista, e quindi credo che oggi sia
superato il periodo, non mi ricordo quando è cominciato il mese. Noi l'abbiamo invitato prima che tutto ciò succedesse e siamo felicissimi che abbia accettato prima e siamo felicissimi di poterlo ospitare perché per mille motivi. Professor Bassani è il maggior esperto italiano di Rothbard, l'ha introdotto nel dibattito pubblico. No, è la Roberta. L'ha introdotto nel dibattito pubblico. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Roberta Adelaide quel che è di Roberta Adelaide. Perfetto. E allora diciamo il secondo, va bene, scusa Roberta. Settimo, ottavo, ma insomma. A parte gli scherzi, lo ha introdotto nel dibattito pubblico italiano perché fino a pochi decenni fa, 20 anni fa, era veramente piuttosto sconosciuto. Dopodiché questo straordinario autore, questo cultore della libertà, questo libertario impenitente, che ha avuto una produzione sterminata, sul sito Rothbardiana di Piero Verlaiole citano 1521 scritti di Rothbard, potete immaginare che cosa abbia prodotto, è stato nel corso degli anni tradotto moltissimo nella nostra lingua, in italiano, quindi a partire da questo testo, poi insomma l'etica della libertà, la grande depressione, potere mercato, il caso contro la Fed, testo appena discusso, tradotto con qualche... un traduttore indipendente, lo stato falsario e quant'altro, individualismo metodologico, quello della Lewis, insomma è un autore che oggi è molto molto conosciuto in italiano e quindi l'abbiamo invitato appunto con la maggiore esperta del pensiero di Rothbard, la professoressa Roberta Adelaide Modugno, professoressa di storia dell'utile politica dell'Università di Roma 3, che ha scritto, ha pubblicato e ha curato anche lei sinistra e destra, non so se l'ha curato la professoressa Modugno, credo di sì, ma esatto, sì. Ma anche un'altra raccolta di recensioni sempre per la Rubettino, di cui mi sfugge adesso il nome, ma insomma è una autrice che è una professoressa, un intellettuale che ha insomma, in Rothbard credo un punto di riferimento fermo e quindi per la prima volta con noi a Lodi Liberale siamo felicissimi di poterla avere. Professor Bassani è collegato dalla Florida e quindi questo dimostra ancora una volta quanto la tecnologia ci possa aiutare in organizzazione di queste serate. E poi un altro vecchio amico di Lodi Liberale, Nicola Iannello, che ci accompagnò in un lunedì di settembre del 2014 a Lodi in presenza fisica, la prima volta che venne, di febbraio del 2014 a parlare di individualismo metodologico, questo per dimostrare quanto fin dall'inizio eravamo dei pazzi scatenati, però questa cosa, come dire, regge, dopo 7 anni e mezzo siamo ancora qui. Fellow dell'Istituto Bruno Leoni, anche lui curatore di molti testi, traduttore, insomma un appassionato della libertà. Diciamo che cosa in estrema sintesi questo testo, meno male, rappresenta. Insomma, sostanzialmente parte tutto la filosofia del libertario, il pensiero libertario, da quello che Rothbard definisce l'assioma di non aggressione, che è quindi quello da cui poi fa discendere tutta la sua filosofia politica, spiegandone le caratteristiche teoriche e soprattutto le soluzioni pratiche a problemi esistenti verso una società che potrebbe essere definita una società senza Stato e quindi... lo Stato è ovvio che lo Stato non è benizio da questo tipo di contratto sociale. Lo Stato di solito nasce in seguito a violenza e conquista, anche se a volte è suonato da processi interni, ciò certamente non è avvenuto per consenso generale o per contratto. Il credo libertario può dunque essere riassunto come: 1. Il diritto assoluto di ogni uomo a possedere il proprio corpo. 2. Il diritto ugualmente assoluto di possedere, quindi controllare, le risorse materiali che egli ha trovato e trasformato, e di conseguenza 3. Il diritto assoluto di scambiare o donare il possesso di tali titoli di proprietà con chiunque desideri scambiarli o riceverli. Ognuno di questi passaggi vede coinvolti i diritti di proprietà e anche se il diritto di cui al primo punto può essere considerato un diritto personale, i problemi relativi alla libertà personale sono intrinsecamente legati ai diritti di proprietà materiale e al libero scambio. In breve, i diritti della libertà personale e della libertà di iniziativa si intrecciano sempre e non possono essere separati l'uno dall'altro. Quindi, a partire dall'assioma di non aggressione, delinea un sogno, si potrebbe definire utopistico, ma Rothbard del testo non lo definisce utopistico, dice che arrivare a questo punto di arrivo è tutto fuorché utopistico, per un semplice motivo, perché quella è una società senza Stato, sarebbe l'unica società che sostanzialmente è coerente con la natura umana. E quindi spiega anche nella parte finale la strategia per cui bisogna arrivarci, cercando di essere coerenti
integerrimi, puri, se volete, nella difesa degli ideali libertari, non accettare nella proposta il gradualismo, per quanto questo possa significare, ma arrivare avendo la piena consapevolezza che nel sistema in cui viviamo, in cui abbiamo un livello di interventismo statale, di tassazione che non c'è mai stata nella storia dell'umanità, come ricorda spesso il professor Bassani, e di pervasività dello Stato in ogni ambito della nostra vita economica, ma anche politica, ma anche personale, per cui lo Stato, i politici cercano sempre di spiegarci come vivere, come fare impresa, come consumare, come spendere e ha spesso, troppo spesso, soprattutto in questo periodo, come pensare, credere di poter arrivare alla società senza Stato di colpo e in maniera, come dire, istantanea, ovviamente è piuttosto ingenuo e non è quello che comunque pensava Rothbard. Leggere Rothbard è fondamentale per chi ama la libertà per vari motivi. Primo, per la chiarezza espositiva. È un autore che si legge con una facilità estrema perché è chiaro, ha una concatenazione logica assolutamente quasi imbarazzante per la fluidità del pensiero e poi perché appunto è un liberale coerente, un libertario che ci accompagna passo passo elencare i problemi e affrontarli in ogni ambito, spiegando che sempre e comunque il problema è l'esistenza dello Stato. Che cosa è? È un meccanismo, una struttura e non è sicuramente lo Stato, siamo noi, ma è un apparato gestito da persone che si sono impossessate delle leve del potere, quindi hanno la facoltà, come tutti i politici, anche noi nel nostro piccolo, che quando prendono decisioni le possono applicare in maniera coercitiva indipendentemente dal consenso che viene esercitato, che viene manifestato dai cittadini para sudditi. E quindi è l'unica classe, l'unico gruppo in qualche modo che può prendere decisioni imponendole sugli altri, a differenza invece delle scelte che vengono prese sul mercato, che sono per definizione volontarie, cooperative e quindi ovviamente rispettosi della libertà individuale e ovviamente producenti progresso, efficienza e benessere, a differenza appunto di quanto è l'intervento pubblico. In più, nel testo spiega una cosa molto semplice, che spesso ci si riflette poco: può essere provocatoria più che si vuole, quando lo dico a amici o persone con cui si discute anche intorno a questi temi, che la tassazione è un furto, tendenzialmente ti guardano con degli occhi, come dire, che cosa stai dicendo? Allora, al netto del fatto che uno possa credere che possa essere l'unico sistema, un sistema più facile o quello più utile per poter produrre eventuali beni pubblici, posto che esistano, ma al netto di quello la definizione di tassazione è ovviamente, dal punto di vista logico, e credo anche nel codice penale, la sottrazione di soldi altrui senza il consenso della persona a cui vengono sottratti per destinarli appunto senza consenso esplicito. È assolutamente indubbio che le tasse questo sono. Poi possiamo discutere in liberale classico fra dirvi che in qualche modo ci deve essere anche un livello di tassazione minima per produrre beni pubblici, eccetera. Il libertario invece vorrebbe una sorta di tassazione volontaria, che è una sorta di quasi ossimoro, ma insomma quello sono, questa cosa non può essere negata, come non può essere negata che il meccanismo di azione e di funzionamento dello Stato si basa sulla coercizione. Farlo dal punto di vista sistematico, coerente, costante, come quello che fa Rothbard in questo testo, per una nuova libertà, peraltro che ha un sottotitolo emblematico, come spesso capita, il manifesto libertario, credo che sia utile. Come al solito, non essendo un romanzo, possiamo citare la parte finale del volume e poi cedo volentieri la parola al professor Bassani. Tutte le altre teorie e gli altri sistemi hanno fallito. Il socialismo si sta arrendendo ovunque e soprattutto nell'Europa dell'Est. Il liberalismo ci ha fatto ristagnare in una serie di problemi impossibili da risolvere. Il conservatorismo non ha nulla da offrirci se non una sterile difesa dello status quo. La libertà non è mai stata pienamente sperimentata nel mondo moderno. I libertari si propongono semplicemente di realizzare il sogno americano e di tutto il mondo, sogno di libertà e di prosperità per tutto il mondo. Cosa c'è di più bello? Poi vediamo se obiettivamente può essere realizzabile, in quale tempo, in quale modo, ma intanto quello che è fondamentale, e lo dice lo stesso Rothbard nel volume, la prima battaglia da combattere è quella delle idee, per spiegare che esiste un'alternativa, per spiegare che esiste un'alternativa appunto volontaria, positiva,
e rispettosa della libertà individuale. E quindi almeno ascoltiamola. Professor Bassani, a lei. Benissimo, grazie per questa introduzione. Diciamo che anche vicende bizzarre, quali quelle che sono accadute a me, ci fanno capire che la nostra situazione oggi non è molto diversa da quella dei dissidenti sovietici che andavano nei gulag recitando la Costituzione. Io so che l'articolo 21 di una Costituzione che è in vigore nel paese nel quale insegno dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, punto. Non dice altro, il resto è solo sulla stampa, c'è tutta una cosa sulla stampa, ma io non sono giornalista, quindi queste altre cose possono leggere. Dice: la stampa non è soggetta assolutamente neanche a nessun tipo di censura. Quindi pensate, una persona che condivide un meme, e un meme è esattamente come una vignetta, esattamente come una vignetta di Crancic, di Forattini, può piacere, non piacere, eccetera, poi dico, boh, non piace, la tolgo, ma non è servito evidentemente a nulla. Allora, cos'è? Effettivamente ci sono una serie di cose che riguardano le libertà civili, le libertà economiche e così via, che potrebbero spaventare un liberale classico se avesse un minimo di coerenza non solo in questo paese ma in tutto il mondo oggi, soprattutto in conseguenza di quella che è stata chiamata da taluni pandemia, no? Cioè, io ero a Parigi a febbraio a Parigi non si poteva uscire alle 6. Alle 6 non si poteva uscire, 6 di pomeriggio, e c'erano poliziotti ovunque che ti rimandavano in casa, ti facevano delle multe. Quindi chiaramente esistono, ma che senso ha avere delle costituzioni che stabiliscono una serie di diritti che non sono, perché il problema dei diritti della Costituzione è che non sono giustiziabili, come si dice, cioè non li puoi fare valere di fronte a nessuno. E allora sì, va bene, sono carine tutte le finzioni di la proprietà, la libertà di pensiero e tutto, ma alla fine se poi possono fare tutto ciò che vogliono di quello della tua vita e della tua proprietà, anche se esiste una Costituzione che difende la libertà e la proprietà, francamente tutto ciò è piuttosto bizzarro. Allora, siccome mi piace citarmi addosso, tu mi hai rimandato il PDF del libro, ho visto come iniziava la mia introduzione, diceva: se ritenete lo Stato la più grande invenzione della storia politica dell'umanità, se credete che i governanti agiscano in nome e per il bene e per conto del popolo, che quest'ultimo sia un'entità collettiva e non un insieme di individui, che il sistema di mercato vada frenato e regolato da un saggio legislatore, già che lasciato a se stesso produce ingiustizia, potete essere certi di fare parte di una larghissima maggioranza in Occidente. Ma avete comprato il libro sbagliato. Ecco, quindi del tutto evidentemente questo è un libro di nicchia. È un libro di nicchia perché si rivolge a un piccolissimo gruppo di persone che intanto partono da un assunto: la libertà è il fine politico supremo della storia e dell'essere umano. È una cosa bizzarra, è una cosa che fa parte ovviamente solo ed esclusivamente della storia dell'Occidente, è una cosa razzista, in sé per sé è razzista. Perché è razzista? Perché se la guardate vi renderete conto che anche soltanto una preferenza per il governo limitato, una preferenza per quello che chiamiamo lo Stato di diritto, riguarda il 60-65% degli americani bianchi, riguarda un terzo circa degli europei, e non è una cosa che investa in alcun modo quelle che vengono chiamate le minoranze. È una cosa brutta, dobbiamo lavorare, dobbiamo spiegare, dobbiamo fare, però de facto non c'è nulla che porti fuori l'idea della libertà, del governo limitato, è ancora qualche cosa che non rientra all'interno della storia delle minoranze. Dimettiamola così, di quello che è stata l'elaborazione delle minoranze intorno alla società, che in questo paese, in America, dove sono io, sono diventate semplicemente le clientele del Partito Democratico. Allora, da cosa parte? Parte, secondo me, il libertarismo, parte dall'idea di Tom Paine, che diceva: mentre la società è sempre una benedizione, il governo nel suo stato migliore non è che un male necessario. Allora, i libertari a un certo punto hanno cominciato a riflettere: boh, ma sarà veramente necessario questo male? È un male autenticamente necessario? No, e a un certo punto, nel corso degli anni 60 del Novecento, a circa un 50 anni, non molto di più, una sessantina d'anni al massimo, il libertarismo
nasce questa visione, questa filosofia politica che comincia a riflettere su una questione cruciale. È davvero necessario lo Stato? Siamo veramente sicuri che sia un male? Ne siamo certi. Però è un male così necessario? Allora, quando si colloca, tu hai ricordato che il Manifesto Libertario del 73, scritto, basta leggerlo bene, conoscendo la politica americana, e capite che è stato scritto fra il 69 e il 72. Ci sono dei riferimenti a cose che erano molto dibattute allora, ma soprattutto c'era questa questione, la guerra del Vietnam. E la guerra del Vietnam era, diciamo, tutti libertari, quel gruppo di libertari era schierato totalmente contro la guerra del Vietnam e quindi si creò la frattura con l'antico movimento conservatore. Quindi parte dalla contestazione studentesca e vi è la rottura di quella che era la vecchia destra. La vecchia destra che coalizione della alt-right, che erano tutti coloro i quali si erano opposti a Roosevelt fino dagli anni 30 del Novecento, al New Deal. Quindi era una grossa coalizione che sfondava sulla rivalutazione del federalismo americano, libertà e tante altre cose, però c'era questa grande questione del patriottismo, giusto o sbagliato che sia, è il mio paese, andiamo a combattere contro i Viet Cong e così via. E invece cominciarono all'interno di un famoso scontro, incontro del 1979, cominciarono i libertari a bruciare le cartoline di chiamata alle armi, quindi proprio che li avrebbero portati a combattere nella giungla, nella guerra del Vietnam. A un certo punto, negli anni 60, venne passata una legge in cui quelli che si sposavano non andavano in guerra. Quindi immaginatevi il numero di matrimoni nei campus. Allora, c'era un intervistatore, dice: ma siete proprio innamorati? Ma questo qua stanno andando a sposarsi. Bah, dice, innamorati no, però è meglio sposati che a combattere in una sporca giungla. Ecco, io non saprei, dopo 30 anni di matrimonio vorrei poterlo dire. Scherzo, scherzo, solo una battuta ovviamente. È ovvio che combattere in una sporca giungla è meglio. Però quindi nasce questa sorta di scontro netto. Praticamente da una parte c'erano gli esponenti della destra legata ad antiche concezioni, anche una destra che poi ha sperimentato, certo, un favore per il mercato, se non ci fosse stata quella destra, quel partito repubblicano, capitalismo sarebbe già finito. Però indubbiamente insieme a quello ha fatto delle cose che secondo me sono folli, come la guerra alla droga. 1981 Reagan dichiara guerra alla droga, 1,7% della popolazione americana è costituita da drogati e oggi nel 2021, cioè 40 anni dopo, la percentuale di drogati è 1,71%, l'hanno calcolato meglio, ma insomma non è cambiato assolutamente nulla. Allora, quali sono le posizioni politiche? La difesa del capitalismo puro di libero mercato, su questo non c'è dubbio. Contro qualunque intervento statale nel campo dell'economia, economico e sociale, crede in una serie di diritti americani, quale quello di portare armi, e tutto questo quasi sempre, soprattutto Rothbard, sulla base di una posizione che è ancorata alla difesa dei diritti naturali, anche se naturalmente questi diritti, come quello di portare armi, potrebbero essere difesi sulla base di utilitarismo e di tantissime altre filosofie sociali. L'utilitarismo, proprio l'utilità di avere in mano anche in Europa, per esempio, è successo quel dramma pazzesco qualche anno fa del Bataclan, e non ha cambiato minimamente la visione classica degli europei, che sono nessuno deve essere armato, sarebbero bastate 7-8 persone armate per portare i morti, per ridurre i morti del 60-70%, non c'è alcun dubbio. Però in Europa è un dogma, eh? Un uomo solo armato ha ucciso in un'isola in un'isola scandinava, ha ucciso, non mi ricordo se 70-80 persone, poco meno di 100. Allora in quel paese, la Norvegia, il codice penale prevede che se uno ha un'arma, gli vengano comminati 20 anni di galera.
lui ha ucciso con quell'arma 70 persone e ha beccato 24 anni di galera. Quindi la vita di 70 persone vale 4 anni di galera. Quindi in sostanza non è interpretabile con le categorie europee il libertarismo, perché è fortemente collocato all'interno della tradizione americana, del Bill of Rights e così via. Però con le categorie europee immediatamente direbbero: ah, ma questi sono dei folli, dei progressisti, degli ultraprogressisti. Perché? Perché sono favorevoli ai diritti dei gay, non come oggi, naturalmente, non di quelli imposti, ma al fatto che ognuno faccia tutto quello che voglia col proprio corpo, che si inietti ciò che vuole, che si inietti un siero vaccinale oppure che si inietti della droga. Insomma, una assoluta proprietà del corpo, che a dire il vero farebbe almeno parte della tradizione liberale classica. Se noi guardiamo quel famoso paragrafo del secondo trattato sul governo di John Locke dice: ma sì, tutte le creature inferiori appartengono all'uomo, Dio, tutto. Dice: però c'è una cosa che non appartiene all'uomo in comune, in nessun modo, e questa è il fisico stesso dell'uomo, cioè il suo corpo e tutto ciò che egli fa col corpo stesso. Tu hai detto: le tasse sono un furto, dal punto di vista libertario sono un lavoro forzato, direi. Molto più corretto considerarlo lavoro forzato piuttosto che furto, anche se naturalmente, cioè furto di lavoro, furto in questo senso è furto di capacità lavorativa. I libertari ritengono che si debba essere favorevoli alla libertà in ogni ambito, vale a dire, è una rivolta contro la logica dello Stato moderno. Io dico: ma perché? Se in realtà il contratto, l'accordo volontario fra le parti funziona abbastanza bene in quasi tutti i settori, dobbiamo invece sottrarre alla volontarietà delle relazioni pacifiche fra gli uomini tutta una serie di questioni che vanno sotto il nome di politica, no? Quindi giustizia, difesa. Qui c'è un forte, grossissimo antecedente storico, che è la produzione della sicurezza, è la produzione quindi dei Molinari della metà dell'Ottocento, quindi 100, quasi ormai quasi 200 anni fa, quasi 2 secoli fa. E lui si chiedeva: ma insomma, siamo tutti convinti come economisti che funzionino queste leggi generali dell'economia, ma siamo sicuri che invece ci siano delle eccezioni, cosa che i liberali classici hanno sempre sostenuto, appunto, quindi giustizia, difesa e così via. Tant'è che proprio negli anni 70 i grandi dibattiti con una serie di liberali classici molto famosi, conservatori in America, Buckley e così via, erano: ma guardate che qui c'è la guerra fredda, è solo l'esercito americano che fa sì che voi possiate fare, cari amici libertari, dei piccoli convegnini e esaltarvi per la privatizzazione della nettezza urbana all'interno di una cittadina del Nebraska, perché solo l'esercito americano vi garantisce appunto questa libertà. Vero o falso che fosse, il dibattito riguardava proprio il fatto che l'esercito e la sicurezza interna e domestica e la sicurezza anche esterna rappresenterebbero un po' il tallone d'Achille del libertarismo, o così è sempre stato cercato. Quindi il libertarismo vorrebbe essere un liberalismo coerente, che si sostiene e sostiene una serie di cose, cioè l'autoproprietà del proprio corpo. Tu hai il tuo corpo e nessuno può dire cosa devi fare con questo corpo. Quindi sono tutte. Ma per esempio, questo è un patrimonio che non è solo libertario. C'era un prete che è morto un po' di anni fa, che era un tipo bizzarro, però che si chiamava Gallo, e lui difendeva le prostitute, aiutava le prostitute, però dice: beh, se poi si vogliono prostituire, francamente sono affari loro. Io le aiuto quando vedo una situazione di coercizione, quando mi accorgo che viceversa lo fanno in piena libertà, e qui direbbero: non può esistere la piena libertà, beh, non lo so, però tutto il libertarismo si basa su una confutazione ab origine di Karl Marx. Karl Marx ha individuato un motivo, una teoria dello sfruttamento, e ha poi
che poi viene utilizzata anche nella nostra società per tutto. E noi sappiamo che in ogni contratto esiste una parte debole e una parte forte. Allora lo Stato che cos'è? Lo Stato, essenzialmente, ci raccontano, è quel gruppo di individui che cerca di tutelare la parte debole del contratto costantemente. Marx aveva individuato nel proletariato la parte debole, nei datori di lavoro, nel padronato, i detentori di capitale, la parte forte. Noi, diciamo, la teoria critica della razza prima, ma poi soprattutto il marxismo della vulgata, ha fatto sì che noi riteniamo, per esempio, che il padrone di casa sia la parte forte del contratto, mentre l'inquilino sia la parte debole, anche se gli sta distruggendo completamente la casa, quindi lui no, e non gli e non sta pagando minimamente l'affitto. Ci sono tutta una serie di questioni. Ecco, i libertari dicono no, il contratto liberamente sottoscritto ha un valore enorme, perché rappresenta la libertà negoziale fra i privati. Pensate che noi riteniamo il diritto, che parte da questa idea della piena libertà e autonomia dei privati, all'interno della nostra storia viene invece utilizzato come diritto pubblico per costruire il più grande apparato coercitivo della storia umana, che è lo Stato moderno. Questo, ricordava sempre Miglio, è al fondo veramente il più grande fra le bizzarrie del grande romanzo dello Stato moderno. Allora, il libertarismo si basa anche su quello che viene chiamato il principio di non aggressione. Secondo me va preso come uno spunto di riflessione. Sono degli autori, insomma, non esageriamo, dei facebookisti libertari italiani che fanno delle analisi fondate su questo principio di non aggressione, il NAP. Ma allora cosa fa? Allora, il principio di non aggressione essenzialmente sostiene che non si può iniziare la violenza. È quello che ti dicono fin da bambino. Fin da bambino dice no, non devi picchiare, però se ti picchiano reagisci. Almeno a me dicevano così, però sono venuto fuori da una famiglia che mi ha reso un sessista, quindi non so cosa diavolo se mi hanno insegnato bene. Però in realtà poi ci sono altre famiglie che invece dicono tu devi chiamare la maestra. Ricordo un dibattito in cui c'erano i bambini, avevamo i bambini e questi devi chiamare, sì, ma se non c'è la maestra, e dico vabbè scusa, devi chiamare, la maestra non c'è, tu la devi chiamare lo stesso, quindi ti riempiono di botte e tu continui a gridare come un cretino, maestra, maestra. Allora, in pratica, l'idea invece del principio di non aggressione è che nessun uomo, gruppo, società o governo ha il diritto, cioè nessun gruppo di uomini è esentato dal rispettare la morale corrente. Questo, come sappiamo bene tutti e tre, perché siamo dei cultori, quantomeno proviamo, di storia del pensiero politico, sappiamo bene che questo è il ribaltamento di Giovanni Botero. Allora, Giovanni Botero, che era apparentemente antimachiavelliano e così via, in realtà è Machiavelli puro e semplice, ma se lo sarebbe sognato Machiavelli, perché Giovanni Botero stabilisce che esiste una morale per coloro i quali servono lo Stato e agiscono per la salvezza dello Stato, e una morale per tutti gli altri, vale a dire la morale dei tempi comuni. Poi se arriva una pandemia, eccetera, puoi fare quello che vuoi. Quindi Botero sostiene questa cosa. Quindi effettivamente il libertarismo è una discussione sul ruolo della violenza fra gli uomini che non ammette eccezioni. Quindi ci sono delle... Dice che possiamo farlo perché è arrivata una malattia che uccide gli uomini a 86 anni in ragione dello 0,3%. No, mi spiace, non si può fare. Oddio, anche se guardiamo le costituzioni attuali, da quella degli Stati Uniti a quella italiana eccetera, non c'è l'esenzione per pandemia da nessuna parte, non c'è lo stato di emergenza chiamato pandemia. C'era uno stato di emergenza nella Costituzione di Weimar, l'articolo 48 lettera A, che un caporale ha usato al meglio. Quindi in realtà il sogno e l'utopia del liberalismo classico era quello di imbrigliare lo Stato per mezzo di costituzioni. Abbiamo visto che le costituzioni adesso semplicemente non esistono, per cui il libertarismo prima o poi, secondo me, dovrebbe un po' rinascere, almeno partendo dalla totale assenza di costituzioni delle società contemporanee. Ma io chiedo ai miei amici costituzionalisti, ma cosa gli raccontate? È la riserva di legge. Sì, lo so cosa gli raccontate, è inutile che specificate. Dico però, se poi vi chiedono, ma professore, esistono veramente queste cose, come rispondete? E loro dicono, ma non saprei. Però la vecchia utopia liberale classica era quella di poter creare uno Stato addomesticato. Addirittura non uno Stato addomesticato, uno Stato che fosse veramente
protettore di vedove ed orfani, protettore dei diritti naturali degli individui. Però l'illusione, diciamo, di questo sogno liberale classico a 200, mettiamo che siano passati quasi 300 anni dal manifesto che potrebbe essere l'esprit de l'uomo, tantissime altre cose. Immaginiamo che sia questo il manifesto dell'illuminismo politico, no? 1748, se non sbaglio. Giannello è sempre più versato sulle date. E quindi immaginiamo questo. Ora ci troviamo a quasi tre secoli, cioè dopo due secoli dalla pubblicazione dell'esprit de l'uomo, c'è Auschwitz, quindi non è il contrario, non c'è prima Auschwitz e poi l'esprit de l'uomo, c'è l'esplosione totale della violenza umana dopo che è stato sognato l'idea del costituzionalismo e dei governi limitati. Sapete bene cosa aveva detto Gandhi una volta che aveva visitato l'Inghilterra nel momento in cui era un nemico della società inglese. Un giornalista gli chiese: cosa ne pensa della civiltà britannica? E lui ha risposto: penso che sarebbe una bella idea. E rimane, secondo me, una delle risposte più geniali di Gandhi. Ecco, cosa rimane della nostra idea dei diritti naturali, dei diritti dello Stato? Penso che sarebbe una bella idea. Non ha mai in nessun modo funzionato. Allora, quali sono l'obiettivo ultimo, francamente, che io vedo perseguito in qualche modo dai libertari ovunque, anche con le cripto, con i bitcoin e altro, di creare ordinamenti paralleli, che nel corso del tempo siano capaci di sgretolare quello che è l'ordinamento unico e la risposta al problema dell'ordine politico che è stata fornita proprio dallo Stato moderno. Quindi, cioè, noi si rendono conto i libertari che è dalla natura pubblica della proprietà che nascono gran parte dei problemi. Immaginate l'immigrazione: se immigrassero ognuno degli immigrati immigrasse in zone private perfettamente invitato, nessuno potrebbe dire nulla, come nessuno può dire nulla se io a casa mia questa sera invito una decina di persone e ci beviamo qualche cosa di buono. Magari lo facciamo. Però in realtà la natura pubblica di fatto della proprietà di fatto genera una serie di conflitti. Allora, per concludere, diciamo che l'antistatalismo radicale di Rothbard è un termine che non si può oltrepassare. Ecco, anche se ogni tanto voi incontrate su Facebook qualcuno che vi racconta sono più antistatalista, no, non si può, tecnicamente è impossibile. È stata l'avventura intellettuale di Rothbard, è una sorta di esplorazione di quella che può essere il massimo dal punto di vista dell'avversione nei confronti dello Stato. In quello che è stato la discussione politica, sia per un manifesto libertario che secondo me rimane un capolavoro, in altri libri, L'uomo, l'economia e lo Stato, che è sua prima grande opera economica, Potere e mercato e tanti altri, Rothbard è davvero un autore impressionante. Poi purtroppo, secondo me, ha perso tempo in tantissime altre cose. Ha scritto 4 volumi di storia americana che nessuno ha mai citato, perché effettivamente bisogna studiarle le cose, c'è poco da fare, non ci si improvvisa storici della rivoluzione americana e delle colonie con 4 volumi, soprattutto pieni di infarciti anche proprio tecnicamente di errori. Allora, il libertarismo è un'utopia o no? Se a ben guardare è un'utopia per metà realizzata. Tutti i giorni in cui noi usciamo, se non incontriamo pubblici poteri, decidiamo cosa fare, decidiamo se acquistare della Coca-Cola, sappiamo perfettamente che è piena di zucchero, Ronaldo la sposta, ma magari noi invece la beviamo, ci può piacere, eccetera. Cioè nel mercato siamo consumatori, produttori, uomini e donne libere che scambiano e partecipano alla serie di costruzione di spazi di libertà e producono anche nel corso del tempo i prezzi. Come sudditi e schiavi nei rapporti con la classe politica, viceversa, al contrario, viviamo quella che è una contraddizione totale, praticamente una schizofrenia totale dell'uomo moderno, per metà libero e per metà schiavo. Come Lincoln diceva, una casa divisa su se stessa non si può andare avanti, per metà liberi e per metà schiavi. Io dicevo che a questo punto conviene vivere come i dissidenti sovietici del 1977, che andavano nel Gulag mostrando proprio la Costituzione sovietica del 77, ma anche quella del 36, quella staliniana del 36 non era male dal punto di vista della garanzia dei diritti individuali. Cioè le classi politiche al potere non
sono in grado in nessun modo di rispettare le regole che si sono autoimposte. Cioè, quindi noi siamo all'interno di un mondo che lo so che molti se ne fregano di quello che sta accadendo, e tuttavia non possiamo che registrare questa situazione. Non possiamo far altro che ripetere che il re è nudo, che il presidente è un demente e che il sistema è marcio fino al midollo. Grazie. E poi dobbiamo protestare quando, come dire, poi vengono prese delle sanzioni nei confronti di chi ha semplicemente fa esercizio della propria libertà di parola. Io, come mi diceva Gianfranco Miglio, dice, ma ti puoi sempre trincerare all'interno delle istituzioni dello Stato di diritto. Io giocherò a questo gioco che si chiama Stato di diritto e vedrò come funziona. Quando il professor Bassani ha citato il liberalismo classico, quindi il tentativo di limitare il potere tramite la Costituzione, credo che chiunque abbia avuto letture libertarie o conosca De Gesé viene in mente la sua famosa citazione: una Costituzione è come una cintura di castità per lo Stato, il quale però ne detiene la chiave. Credo che sia abbastanza efficace come citazione. Prima di lasciare la parola... Sì. Non vorrei dire, ma questa sì che mi pare. Siamo la benedizione della professoressa Modugno, che ha sorriso, quindi siamo a posto. La differenza cruciale. Ma volevo dire io. La differenza cruciale tra i libertari e gli altri non è nel campo del crimine privato. La divergenza fondamentale sta nella loro visione del ruolo dello Stato, l'azione di governo. Difatti, i libertari ritengono che lo Stato sia il supremo, eterno e meglio organizzato aggressore delle persone e delle proprietà dei cittadini. Tutti gli stati, ovunque siano essi democratici, dittatoriali, monarchici, rossi, bianchi, blu, marroni. Lo Stato, da sempre e per sempre il governo, i suoi membri, i suoi funzionari, sono considerati al di sopra delle leggi morale generale. Il servizio dello Stato si presume possa giustificare tutte quelle azioni che sarebbero considerate immorali e criminali se commesse da cittadini privati. La caratteristica distintiva dei libertari è che essi, con rigore e senza compromessi, applicano la legge morale generale a coloro che svolgono i propri compiti in quanto membri dell'apparato statale. I libertari non lasciano spazio a alcuna eccezione. Per molti secoli lo Stato, più precisamente gli individui che svolgono dei ruoli come membri del governo, ha mascherato la sua attività criminosa con un'altisonante retorica. Per secoli lo Stato ha commesso omicidi di massa chiamandoli guerra, ha poi nobilitato il massacro di massa che la guerra necessariamente porta con sé. Per secoli lo Stato ha schiavizzato la gente, facendola diventare parte dei suoi battaglioni armati, e ha chiamato ciò coscrizione per la difesa nazionale. Per secoli lo Stato ha rapinato la mano armata ai cittadini e ha chiamato questa procedura tassazione. Se si volesse capire come il libertario considera lo Stato e le sue azioni, basterebbe considerare lo Stato una banda criminale. In questo modo diverrebbe chiara la logica che sorregge le posizioni dei libertari. Chiaro, logico, assolutamente ineccepibile, e quindi cediamo volentieri la parola alla professoressa Roberta Adelaide Modugno. Grazie, grazie Lorenzo. Volevo dire una cosa a proposito di Marco Bassani. Allora, è vero che io nel 98 ho pubblicato una monografia su Murray Rothbard, ma è anche vero che lui 2 anni prima aveva tradotto e curato con una bella introduzione è un altro classico di Rothbard, L'etica della libertà. Quindi, insomma... per essere giusti, ecco, diciamo che qua siamo tutti parenti, ecco. Dunque, alla fine della sua introduzione, appunto per una nuova libertà, Marco scrive che qualunque uomo, qualunque donna, a proposito della strategia, no, potrebbe essere folgorato sulla via di Las Vegas, perché appunto Las Vegas è stata l'università dove Rothbard ha insegnato negli ultimi anni della sua vita. Ecco, io sono stata folgorata sulla via di Princeton invece, perché appunto nel 95 andai all'università di Princeton con una borsa di studio per studiare una cosa, nella biblioteca poi trovai i libri di Rothbard e rimasi folgorata e incominciai a studiare tutt'altra roba, insomma, mi innamorai di Rothbard. Dunque, scrive sempre nella sua introduzione Marco che Rothbard vuole sostenere l'insostenibile, cioè, e questo mi ricorda un po' il difendere l'indifendibile di Walter Block, vuole sostenere, appunto, vuole difendere, vuole sostenere l'insostenibile.
E secondo me ci riesce anche a livello teorico, con la sua profonda coerenza, con la sua logica stringente, lui riesce appunto a sostenere l'insostenibile. Cioè, cos'è questo insostenibile? Il fatto che tutti i beni e i servizi possono e dovrebbero essere venduti sul mercato in un regime di libera concorrenza, compresi quei classici servizi che è normale considerare essenziali dello Stato e che fanno parte appunto della famosa definizione di Max Weber, cioè lo Stato è quell'istituzione che detiene il monopolio dell'esercizio della forza e dell'amministrazione della giustizia su un dato territorio. Ecco, nemmeno appunto la difesa, l'esercizio della forza, quindi appunto i servizi di difesa interni contro le aggressioni e esterni e nemmeno appunto l'amministrazione della giustizia dovrebbero essere monopolio dello Stato, ma secondo Rothbard dovrebbero essere forniti sul libero mercato in un regime di libera concorrenza, semplicemente. Quindi questo smonta alla base, appunto, dalla sua base, proprio il contenuto stesso, la ragion d'essere dello Stato. Dunque, per una nuova libertà, il manifesto libertario è un volume nel quale troviamo, diciamo, un Rothbard un po' militante, se posso usare questo termine. Il 1973 è sicuramente un anno simbolo, come ricordava anche Marco, è l'anno appunto in cui Nixon e Kissinger pongono fine finalmente alla guerra del Vietnam. L'ultima guerra, appunto, che si era combattuta con la coscrizione obbligatoria. E la guerra del Vietnam mette gli americani brutalmente, appunto, di fronte alla realtà della guerra, quindi prendono veramente coscienza della realtà della guerra. E quindi, appunto, incominciano Rothbard stesso, appunto, ma incominciano tutti a rendersi conto di questa brutalità e del fatto che lo Stato stava mandando giovani a morire appunto nelle giungle e nelle paludi del Vietnam, attraverso appunto il sistema della coscrizione obbligatoria. Come ricordava giustamente Marco prima, a partire dalla nascita dello Stato moderno, precisiamo, lo Stato non è un'istituzione sempre che è sempre esistita. Lo Stato non è l'unica forma possibile di organizzazione della convivenza civile, non è l'unica forma politica possibile di organizzazione della convivenza civile. Io questo cerco di farlo ben capire ai miei studenti. Lo Stato non è sempre esistito, lo Stato ha una data di nascita, nasce nell'età moderna, tant'è che parlare di Stato moderno è anche pleonastico, nel senso che lo Stato viene dall'età moderna, nasce appunto come moderno, nasce come Stato assoluto. Ecco, con la nascita appunto dello Stato si stabilisce appunto quella che ricordava Marco prima, cioè la doppia morale, grazie tra virgolette ad autori come Machiavelli e Botero, è una doppia morale per cui allo Stato e ai funzionari dello Stato, a coloro che agiscono in nome dello Stato, è consentito compiere azioni che se fossero compiute da qualunque privato cittadino sarebbero considerate dei crimini, ma nel caso in cui vengano compiute dallo Stato e appunto dai suoi funzionari sono giustificate, non sono considerate crimini, quindi sono al di sopra della legge. Ecco che E invece il resto della popolazione cos'è? È composto da sudditi che devono invece obbedire a leggi che
create dallo Stato stesso, formate appunto dallo Stato stesso. Bene, appunto, il libertario, come ricordavo Lorenzo, vuole dimostrare semplicemente una cosa, appunto, che l'imperatore è nudo. E questo passaggio io lo vorrei rileggere perché, appunto, Rothbard insiste che il ruolo del libertario è esattamente questo, cioè di dimostrare che lo Stato commette abitualmente omicidio di massa, chiamandolo guerra, o talvolta eliminazione dei sovversivi. Lo Stato pratica la schiavitù nelle proprie forze militari e la chiama coscrizione, vive e giustifica la propria esistenza attraverso la pratica della rapina, chiamata tassazione. Il libertario sostiene che il fatto che tali nefandezze vengano meno sancite dalla maggioranza della popolazione non altera la loro vera natura, ossia, a prescindere dalla ratifica popolare, la guerra è e rimane omicidio di massa, la coscrizione è schiavitù, la tassazione è rapina. Il libertario, in breve, è quel bambino della favola che con insistenza ribadisce che l'imperatore è nudo. E l'imperatore è nudo. Rothbard ce lo dimostra, ce lo fa vedere. Dunque, Rothbard parte da dei presupposti teorici. Rothbard, appunto, vuole difendere la sua proposta politica libertaria, perché la sua nel manifesto libertario è una vera e propria proposta, insomma, di organizzazione della società civile diversa. E per fare questo, appunto, Rothbard si appoggia al principio di non aggressione, cioè al fatto che nessuno deve subire la depredazione aggressiva, nessuno deve essere aggredito nella persona e nella proprietà. Ma cosa fa Rothbard? Rothbard critica tutti coloro che difendono il libero mercato, la società libera, la società libertaria su basi conseguenzialiste o su basi utilitariste. Rothbard ha la pretesa, cioè, di far capire che certi aspetti appunto della società libera, della società libertaria, sono dei valori, sono dei veri e propri valori. E per fare questo, che cosa fa? Recupera l'antica tradizione giusnaturalista che deriva dalla ancor più antica tradizione della legge di natura, la legge di natura di matrice aristotelico-tomista, per cui appunto ogni essere umano, ogni individuo ha il proprio fine, è dotato appunto di un fine. Il fine dell'essere umano è quello di vivere e svilupparsi, non semplicemente sopravvivere, vivere e crescere come essere umano, come individuo, come persona. Ed ecco perché appunto ha bisogno di alcuni diritti che si trasformano appunto in valori, che sono diritti inalienabili, diritti umani fondamentali, vita, libertà, proprietà. La proprietà, appunto, la proprietà privata è qualcosa che è funzionale alla crescita, alla sopravvivenza, allo sviluppo dell'essere umano. Ovviamente libertà e proprietà, appunto, sono dei diritti inalienabili e sono diritti strettamente collegati l'uno all'altro. Qui non abbiamo, appunto, come dire, una pretesa un po' ingenua, no? Di recuperare la tradizione giusnaturalista. Il giusnaturalismo è un argomento estremamente controverso. Rothbard sostiene che esiste almeno un minimo di base
comune, di natura umana comune a tutti gli esseri umani, a tutti gli individui. E il fatto che certi diritti e certi valori vengano violati da certe società, da certe realtà, o siano stati violati in certi momenti storici, questo non vuol dire che non siano reali, che non siano veri. Il fatto che siano stati violati significa semplicemente appunto che vengono violati, che sono stati violati, ma non che non siano validi, che non siano veri. La proprietà appunto non è un diritto secondario, come ho sentito affermare recentemente dal nostro Papa. La proprietà privata appunto è un diritto umano fondamentale, ed è questo sul quale appunto il libertario e anche il liberale classico dovrebbe insistere, cioè far veramente passare questo messaggio, cioè la proprietà privata è un diritto umano fondamentale, inalienabile, funzionale alla vita e allo sviluppo dell'essere umano. La proprietà è conseguenza, come ricordava prima Marco, la proprietà privata è conseguenza dell'autoproprietà, della proprietà di se stessi, della proprietà che ogni essere umano ha sul proprio corpo, sul proprio lavoro, sulla propria persona, insomma. Ma lo Stato viola in mille modi questo diritto fondamentale, questo diritto umano fondamentale alla proprietà privata. Lo viola appunto per mille ragioni, attraverso la tassazione che per esempio in un paese come il nostro ha raggiunto veramente dei livelli insopportabili, direi. Quindi il nostro diritto di proprietà privata è fortemente limitato, è fortemente violato dallo Stato. Ma questo che cosa significa? Significa limitare anche la nostra libertà, perché chiunque appunto violi o limiti o controlli il nostro diritto di proprietà privata viola e limita tutte le nostre scelte, le scelte dei nostri valori, limita appunto, decide la nostra, limita la nostra libertà di scelta. È lo Stato appunto che deciderà quali sono appunto i bisogni che noi dovremo soddisfare violando il nostro diritto di proprietà privata. E limita appunto il diritto proprio la nostra libertà di scegliere che cosa fare delle nostre vite, limita il diritto di scegliere i valori che noi vogliamo perseguire. Quindi il diritto di proprietà privata non è un diritto secondario, è un diritto appunto che si collega alla nostra libertà, che limita appunto, che se violato e limitato, limita la nostra libertà. Ma come ben sappiamo, non è affatto considerato un diritto umano fondamentale. Nella nostra Costituzione, per esempio, se andiamo a vedere l'articolo 4 della nostra Costituzione, il diritto di proprietà privata può essere limitato per una innumerevole serie di motivi. È un diritto tutt'al più tollerato nel nostro paese, ma non considerato come un diritto umano fondamentale. D'altra parte, prima appunto Lorenzo aveva chiamato in causa un altro anarcocapitalista, cioè Anthony de Jozé. D'altra parte appunto se ci chiedessimo
se ci chiedessero che cosa faresti se fossi tu lo Stato, e beh, cercherei di aumentare, di massimizzare, di accrescere il mio potere a spese appunto ai danni della società civile. E attraverso cosa? In che modo? Attraverso appunto la tassazione, la redistribuzione del reddito, e tutto questo giustificato dall'alto ideale del bene comune, perché non basta appunto violare questi diritti, questo diritto fondamentale che è la proprietà privata attraverso la coercizione, con la forza delle baionette, ma appunto lo Stato ha anche bisogno del consenso, quindi fa passare queste sue azioni come qualcosa di moralmente alto, di moralmente elevato, quindi che salvaguardia appunto il bene comune. Ecco che quindi lo Stato ha bisogno anche di intellettuali, no? Di intellettuali che si alleino con lo Stato stesso e che tutto sommato facciano piacere anche a quelli che ci rimettono l'azione predatoria appunto dello Stato tramite la tassazione. Ecco che un alleato ideale, no, dello Stato in questo caso è John Rawls, per esempio, che appunto crea tutta un'impalcatura per cui si giustifica, no, il ruolo dello Stato come redistributore di ricchezza proprio in virtù del bene comune. Prima Marco parlava, no, del diritto di portare armi. Ecco, lo Stato appunto è l'unico che si arroga questo diritto, il diritto di portare armi, ma questo è coerente con la formazione stessa dello Stato moderno, perché una delle condizioni appunto dello Stato moderno è proprio il disarmo della società civile, cioè l'offerta di protezione da parte dello Stato deve essere un'offerta che non si può rifiutare. E perché abbia successo, la popolazione deve essere disarmata, quindi il disarmo della popolazione ha un significato profondo dal punto di vista dello Stato, della nascita dello Stato. Dicevo che in una nuova libertà troviamo un Rothbard militante, un Rothbard militante perché appunto ci fa vedere, no, come in molti settori che noi siamo abituati a vedere in mano allo Stato, molti di questi settori potrebbero essere tranquillamente in mano al mercato, ai privati, potrebbero essere forniti tranquillamente appunto dai privati. Tante volte sento dire, ma se non ci fosse lo Stato, chi è che costruirebbe le strade, i ponti, le ferrovie? Beh, le costruirebbero i privati. Negli Stati Uniti e anche in Inghilterra le prime ferrovie nacquero come imprese private. Poi, appunto, soprattutto negli Stati Uniti, si misero d'accordo con lo Stato per avere appunto dei reciproci vantaggi e incominciarono a nascere i primi monopoli. Ma le ferrovie, appunto, nascono come imprese private. E tutti appunto i beni e i servizi che siamo abituati a vedere forniti dallo Stato potrebbero essere forniti dai privati, dal mercato. Negli Stati Uniti c'era anche il monopolio, ma anche da noi, del servizio postale, per esempio.
Perché il monopolio del servizio postale? Tra l'altro, ecco, alcune cose che si considerano, che si pensa che possano essere fornite solo ed esclusivamente in monopolio, beh, allora devono essere fornite dallo Stato, perché solo lo Stato, appunto, sa cosa è bene per i suoi sudditi, uno Stato paternalista sa cosa è bene, no? Per il suo popolo. Quindi l'unico monopolio che si possa giustificare è quello dello Stato. Quindi anche appunto, come dicevo prima, i servizi di protezione e di amministrazione della giustizia, dice Rothbard, potrebbero essere e dovrebbero essere forniti da parte del mercato in un regime di libera concorrenza. Dunque, torniamo al discorso dell'utopia. È un'utopia tutto questo? Tutto ciò, appunto, si può parlare di utopia libertaria? A me non piace, parlare di utopia libertaria e non mi piace pensare che appunto il libertarismo sia un'utopia, anche perché se noi pensiamo a tutti gli utopisti della storia, gli utopisti sono stati tra i maggiori nemici, della libertà. L'utopia realizzata si è sempre trasformata in un incubo. Quindi io sinceramente non penso che questa sia un'utopia, penso che sia appunto una proposta diversa, una proposta alternativa. In fondo il futuro è aperto, lo Stato non è sempre esistito e non è detto che dovrà appunto continuare ad esistere per sempre, non è qualcosa di eterno. Però allo stesso tempo Rothbard che cosa fa a un certo punto? Rothbard cita Hayek, laddove Hayek sostiene che sia necessario fare di nuovo della libertà un'avventura eccitante, un'avventura entusiasmante. Cioè Hayek, che in fondo era un liberale classico, e beh, scrive qualcosa tutto sommato di molto radicale. E appunto Rothbard lo cita proprio: dobbiamo rendere, scrive Hayek, di nuovo la costruzione di una società libera un'avventura intellettuale, un atto di coraggio. Ciò che ci manca è un'utopia liberale, un programma che non sia una semplice difesa delle cose così come stanno, ma un radicalismo davvero liberale, appunto, che non risparmi la suscettibilità dei potenti. Ecco, detta da Hayek è una cosa piuttosto radicale, ma lo stesso Hayek, verso la fine appunto della sua carriera, aveva scritto appunto nella prefazione, nell'introduzione all'ultima edizione di Legge, Legislazione e Libertà, che in fondo ammetteva che la sua idea di costituzionalismo era fallita. Che il costituzionalismo non era riuscito a mantenere le sue promesse, che il costituzionalismo non era riuscito in realtà a limitare lo Stato, perché ovunque gli Stati si erano arrogati diritti che i padri fondatori non avrebbero mai immaginato di poter cedere allo Stato. La vera utopia, quindi, per Rothbard è appunto il costituzionalismo. È il costituzionalismo, è l'idea che lo Stato si possa limitare, che si possa limitare da solo. È l'idea che
si possa dire: bene, io adesso ti cedo tutte le armi, tutto il potere di fare le leggi. Bene, poi adesso limitati. Ecco, è la famosa cintura di castità, no, di cui parla Anthony De José, come appunto se lo Stato indossasse una cintura di castità di cui però possiede la chiave e quindi se la può togliere quando vuole e fare quello che vuole. Posso chiederti, Roberta, scusa se riesci ad avviarti alla conclusione perché Sì, sennò poi. Grazie. sono sulla conclusione. Vabbè, salto il discorso della strategia. Vabbè, siamo negli anni 70, guerra fredda, quindi, ma questo l'aveva già detto Marco, insomma, che Rothbard si era allontanato dalla Old Right e poi negli ultimi anni appunto si è riavvicinato al conservatorismo americano. Allora, Rothbard, a proposito di strategia, è ottimista per una nuova libertà. Alla fine appunto del volume lui si dichiara ottimista perché dice: vediamo attorno a noi che oramai la gente è sfiduciata, ha perso fiducia nei confronti dello Stato. E anche Marco Bassani, nella sua introduzione, mi sembra abbastanza ottimista. Dice: oramai la misura è colma, il livello di tassazione è tale per cui la misura è colma, la gente è stufa, non ce la fa più. Io, almeno in Italia, però, continuo a sentir chiedere: ma ci vuole più Stato, sempre più Stato, non ci vuole meno Stato, ci vuole un'altra legge, ci vuole una legge per essere beneducati, ci vuole una legge per non prendersi a parolacce su Facebook, ci vuole una legge per non dire certe cose che non sono carine, che sono un po' brutte. Abbiamo una legge per tutto, insomma, abbiamo bisogno di una legge che ci educhi. Ecco, quello che dice Rothbard è che proprio nei momenti di crisi e di sfiducia, nei momenti appunto può venire fuori il cambiamento. In un grosso momento di crisi, come è quello che stiamo vivendo oggi, per esempio, potrebbe venire fuori il cambiamento. Ma una società come la nostra, infiacchita, deresponsabilizzata da decenni di assistenzialismo, chiederà ancora più Stato? Arriverà a chiedere uno Stato etico? Oppure, invece, con una sorta di rigurgito di dignità, potremo vedere spuntare, ecco, personaggi come quelli che stanno alle tue spalle, Lorenzo, cioè una nuova Margaret Thatcher? Io me lo auguro, lo spero perché appunto sull'orlo del baratro forse la speranza di tornare indietro c'è. Grazie Roberta, ottimismo da parte della professoressa Modugno, ottimismo da parte di Rothbard nel testo, parte finale, su Bassani ho qualche dubbio che lo sia, ma magari ci arriviamo dopo. Mi piacerebbe, come dire, una costruzione posto che sia appunto utile, abbiamo già discusso, lo diceva Martino, un'unica legge perché non, per cui non possono essere vietati gli atti di capitalismo tra adulti consenzienti. Ecco, già questa, come dire, ci farebbe fare dei passi in avanti. Il libertario non vede alcuna incoerenza nell'essere di sinistra in alcune problematiche e di destra in altre. Al contrario, egli ritiene che la propria posizione sia l'unica veramente coerente, coerente per ciò che riguarda la libertà di ogni individuo. In effetti, come può l'uomo di sinistra essere contrario alla violenza della guerra e alla coscrizione e allo stesso tempo appoggiare la violenza della tassazione e del controllo statale? E come può il sostenitore della destra manifestare ad alta voce la propria devozione alla proprietà privata e al libero commercio e allo stesso tempo essere a favore della guerra, della coscrizione, della messa al bando di attività e pratiche non invasive ritenute tuttavia immorali? Come può egli considerare positivo il libero mercato e non le conseguenze negative dei sostanziosi sussidi, delle distorsioni e delle inefficienze improduttive che il complesso militare industriale comporta? Nell'opporsi a qualsiasi aggressione privata o di gruppo contro i diritti delle persone e della proprietà, il libertario è consapevole che in tutta la storia, fino ai nostri giorni, c'è stato e c'è un solo aggressore centrale, dominante e potente, che ha offeso tutti questi diritti, lo Stato. Il libertario, appunto, si rifiuta di dare allo Stato la licenza morale di commettere azioni che quasi tutti ritengono immorali, illegali e criminali, se commesse dai privati.
libertario insiste sull'applicazione della legge morale a tutti, senza eccezioni. Nicola, a te. Allora, grazie Lorenzo, poi ti ringrazio fino a un certo punto perché parlare dopo Bassani e Lamodugno mi hai messo proprio in grande difficoltà, era meglio se non davamo retta a Bassani. Questo mi semplifica anche però il compito perché non dirò quasi nulla essendo stato detto tutto. Allora la butto un po'. Allora, innanzitutto ti volevo dire che tu fai anche politica, quindi per toglierti un po' da imbarazzo e per non dire che poi non c'è un pluralismo, eccetera, io sosterrò posizioni comuniste in questo dibattito, no? Per far capire che comunque il pluralismo è assolutamente garantito in questo agone. Poi volevo fare un po' di polemica con Bassani perché questo libro che abbiamo pubblicato io e Lottieri nel 96, non so se si vede, Una nazione cos'è, edito da Leonardo Facco nel 1996, secondo me è uscito prima di Per una nuova dell'etica della libertà. E poi, caro Maggi, tu pensi di cavartela con poco, ma questo libro di Rothbard l'hai tradotto tu. C'è una mia introduzione, ma la traduzione è del nostro Lorenzo Maggio, quindi ognuno si assuma le sue responsabilità. Allora, io sarò veramente molto breve. Mi interessa, alcune cose sono state già dette, quindi io, per parlare proprio strettamente del libro, il libro è Per una nuova libertà di Rothbard una specie di vademecum dei libertari, no? Nel senso che è una specie di libro da aprire per risolvere qualunque problema che a un libertario interessi. Cioè, cosa pensano i libertari della difesa nazionale, dell'amministrazione della giustizia, dei tribunali, dell'ordine pubblico, dell'istruzione, della sanità, no? Come sarebbe organizzata la sanità in un mondo libertario, come sarebbero organizzate le pensioni, la provvidenza sociale, eccetera, eccetera. C'è una risposta a tutto. È un libro molto pratico. Poi, sul fatto che, appunto, quando Rothbard fa il salto nel diritto naturale contro una nuova con l'etica della libertà sorgano un po' dei problemi per come tratta argomenti così difficili come quello del diritto naturale, questo aprirebbe un altro discorso. Quello che mi interessa però è dire una cosa, la stagione, no? È stato sostenuto, è stato detto già, è stata sottolineata la data, il 1973. Ecco, io a me farebbe piacere se si inquadrasse il libro di Rothbard in quella stagione, perché nel 1971 esce per una teoria della giustizia di John Rawls e nel 1974 esce Anarchia, Stato e Utopia di Robert Nozick. Ecco, a me farebbe piacere il fatto che si comprendesse che rimane qualcosa di non capito se ci priviamo della lettura di un libro come questo di Rothbard. Cioè, in quegli anni si discuteva di filosofia politica in quei termini. E il libro di Rothbard è un libro assolutamente di filosofia politica, perché alla fine, lo ha già accennato Bassani, si interroga sul giusto ruolo della violenza nei rapporti tra gli uomini. Cioè, quando all'uomo è consentito, quando è giusto che l'uomo usi la violenza nei confronti dell'altro uomo, che secondo me è il tema della filosofia politica per eccellenza. Tutti gli altri, quanta parte del PIL destinare alla spesa pubblica, eccetera. Sono tutti problemi assolutamente secondari. Prima c'è da affrontare questo, il giusto ruolo della violenza all'interno dei rapporti umani. E questo fa di Rothbard un filosofo politico. Poi, certo, io negli anni, anche nella prefazione che ho scritto per questo potere mercato, alcune cose le ho ripensate un po' criticamente. Nel senso che Rothbard fa un discorso squadrato, no? È un tutto che deve andare perfettamente come la libreria che ci faceva vedere prima Bassani nel suo appartamento, che è entrata per 2 centimetri. Ecco, il discorso di Rothbard è un discorso che non ammette sfumature, non ammette mezze misure, e la realtà invece è una realtà di mezze misure. Non tutto è bianco, non tutto è grigio, non tutto è nero, c'è molto grigio. I principi sono i principi, poi c'è la realtà, nel senso che le cose umane sono molto complicate. Il fatto che, appunto, in Hepp non si sia mai dato un ordinamento perfettamente anarchico nelle società stanziali, da che l'uomo, appunto, vive in società stanziali, ci fa riflettere, ci deve far interrogare da un punto di vista filosofico il principio
appunto di non aggressione, oppure c'è la risposta alla domanda quando è lecito all'uomo usare la violenza nei confronti dell'altro uomo. Rothbard non è un pacifista assoluto, quindi la risposta non è mai, ovviamente, c'è la liceità dell'uso della forza in risposta all'uso della forza, questo è il discrimine fondamentale che Rothbard riprende alla fine da Ayn Rand, eccetera, eccetera. Quindi sono problemi fondamentali, la risposta di Rothbard secondo me è molto semplicistica in alcuni aspetti, certo che ci ha dato una chiave di interpretazione della filosofia politica e secondo me deve entrare a pieno titolo come autore per discutere in modo appropriato di questi temi, di questi temi e in questi temi. Credo che appunto sia un po' forse all'interno della galassia liberale che bene ha richiamato la professoressa Modugno prima quando ha parlato di Hayek e quella fondamentale osservazione che fa Hayek in Legge, Legislazione e Libertà, cioè che il costituzionalismo ha fallito la sua missione, che era quella di contenere il potere pubblico. Ecco, credo che il pensiero liberale debba prendere molto sul serio queste cose, perché Rothbard è una specie di termine di paragone, un termine di paragone senza compromessi, un termine di paragone assolutamente integro e perfetto nella sua costruzione teorica, e se mi si permette un po' il paragone, all'interno della galassia liberale Rothbard è una specie di zio matto, no? Quello che a Natale fa divertire i nipoti perché dice delle cose che nessun altro dice e che magari non viene preso tanto sul serio, però dice delle cose importanti che vanno prese in considerazione nel dibattito. Ecco, io credo che Rothbard abbia arricchito il dibattito della filosofia politica, non solo all'interno del liberalismo o liberalismo classico, ma all'interno della filosofia politica in quanto tale, e credo che abbia posto dei problemi fondamentali proprio per il pensiero liberale. Se noi oggi ci interroghiamo ancora di problemi attuali come appunto le cure mediche, le vaccinazioni, l'eutanasia, no? Si parla ora, c'è una raccolta di firme per che venga promossa una legge in ossequio all'osservazione che ha fatto la Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Bene, sono tutti problemi che vengono letti in base al principio della libera disposizione del proprio corpo. Alla fine, Rothbard e questa tradizione ci danno una chiave interpretativa per misurarci con questi problemi, il problema appunto del fatto che decido io cosa fare del mio corpo, decido io che cosa mangiare, che cosa non mangiare, che cosa inocularmi, che cosa no, e quando e come affrontare i problemi di fine vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una chiave assolutamente importante per affrontare i problemi che abbiamo di fronte ancora oggi, e questo secondo me ne fa un classico, perché poi se vogliamo dare appunto la definizione di classico, è quell'autore che esce dalla contingenza del proprio tempo e si misura con i problemi che costantemente si ripropongono di fronte alla nostra esistenza. Poi, tra l'altro, la filosofia serve a questo, la filosofia serve a cercare di dare delle risposte ai problemi che sono sempre gli stessi. Non lo fa solo la filosofia, lo fa anche la grande letteratura. Il fatto che oggi noi continuiamo a rappresentare le tragedie greche di 2500 anni fa, evidentemente perché quegli autori hanno individuato problemi che sono gli eterni problemi dell'uomo. Ecco, Rothbard nel suo campo è un classico, ci aiuta ancora oggi ad affrontare, ci è di guida per affrontare i problemi della società in cui viviamo, e credo che appunto anche con la produzione come Potere e Mercato, il libro che hai tradotto tu Lorenzo, è di un anno di 3 anni precedenti, del 70, quindi anche con quel libro lui si pone al centro di questo dibattito, no? Perché poi noi non dobbiamo dimenticarci una cosa, che il libro di Nozick, che è un libro di filosofia politica rispettato in tutto il mondo, quell'anarchia che è il primo termine della trilogia del titolo, sarebbe totalmente incomprensibile se non ci fosse Rothbard. Cioè, anarchia, stato e utopia di Robert Nozick, anarchia parla di Rothbard. Quindi se noi vogliamo comprendere quel dibattito di filosofia politica che vede protagonisti Rawls e
Nozick, dobbiamo metterci dentro anche Rothbard, perché altrimenti non lo capiamo. Il libro che hai tradotto tu, appunto, Potere e Mercato, è una specie di contromanuale di scienza delle finanze, ma non solo, è un libro anche di filosofia politica, che pone proprio una sfida a tutta la nostra conoscenza, ai luoghi comuni sul fatto dell'intervento pubblico nell'economia che noi diamo scontato, che vengono dati per scontati in tantissimi campi, in tante occasioni. Invece Rothbard in maniera radicale analizza, contesta e propone soluzioni alternative. Ecco, se dovessi dare una definizione del pensiero di Rothbard, è un pensiero radicale. Un pensiero radicale perché va alla radice dei problemi. Torno a dirlo, il problema della filosofia politica, il problema della libertà, il problema dell'uso della forza e il problema della legittimazione della forza. Mi piace qui ricordare un amico di tutti e di Lodi Liberale, Raimondo Cubeddu, il quale non a caso adottò, credo sia stato il primo professore universitario in Italia che ha adottato i libri di Rothbard all'università in anni ormai lontani, e Raimondo, giustamente, con grandissima onestà intellettuale da liberale classico, faceva notare che il problema dell'uso della violenza nei rapporti tra gli uomini è il grande problema irrisolto della filosofia politica, perché nessuno nasce col diritto di comandare e nessuno nasce col dovere di obbedire. E quindi se noi non andiamo alla radice, ecco la radicalità di Rothbard, se noi non andiamo alla radice dei problemi, ci priviamo della possibilità di discutere delle cose fondamentali che sono veramente importanti nel dibattito pubblico. Rothbard ha il merito di portarci alla radice dei problemi. Con questo, credo che appunto si meriti la definizione di classico della filosofia politica del secondo Novecento, che stia assolutamente alla pari nel dibattito con Rawls e Nozick, che ci serva a capire gli esatti termini di quel dibattito, e ancora oggi, come tutti i classici, merita di essere letto e riletto, perché forse non ci fornisce tutte le risposte, ma ci pone delle domande importanti. E alla fine quello che noi chiediamo agli autori è quello di farci riflettere, magari di non darci tutte le risposte, ma di aiutarci a farci le domande. Ecco, Rothbard è uno di quegli autori che ci costringe a farci delle domande, domande non scontate, domande non banali. E a proposito di domande, vedo che ci sono anche nostri telespettatori che vorrebbero porre delle domande, quindi io mi posso anche fermare qui e vedere, preferisco che ci sia un dibattito, se qualcun altro vuol dire qualcosa e se c'è l'occasione di rispondere a domande che ci vengono poste, molto volentieri. Assolutamente sì, grazie Nicola, anche Come se non hai diceva mantenuto. Non hai mantenuto. Corrado Guzzanti, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. È quello. Grazie a Nicola Iannello, anche se non ha mantenuto le promesse, non ho colto il lato comunista dell'intervento, ma magari mi è sfuggito. Noi siamo comunque, come dire, legati alle tradizioni, e una delle nostre tradizioni è Lisa Kingsberger che fa una domanda, e quindi, visto che viene sollecitata, Lisa, hai la possibilità, accendi telecamera audio. Ciao, bentrovata. Prego. Grazie mille. Io avrei una domanda. Cioè, realisticamente, adesso noi possiamo pensare che Rothbard della tradizione libertaria, diciamo, serva più per, cioè, non tanto come fine, ma quanto come mezzo di interpretare la realtà e quindi continuare ad arginare lo Stato, oppure, cioè, possiamo pensare in qualche modo di distruggere tutta quella tradizione che, non lo so, che comincia con Kant e quindi ci fa pensare che dobbiamo avere un, non lo so, un controllore, un dominatore supremo, e quindi possiamo arrivare a questa società senza, essenzialmente, sì, senza Stato. E se è un mezzo piuttosto che un fine, come riusciamo a preservarla alla fine? Cioè, è molto, a me sembra un equilibrio molto fragile, cioè fragilissimo, e quindi non lo so. Posso Marco? rispondere rapidamente? Sì, prego. Io credo che, vabbè, già addirittura nel periodo d'oro della libertà in America, cioè Thomas Jefferson scriveva: il corso naturale delle cose è
quello che la libertà arretra e il governo avanza. Aveva ben chiara l'opposizione fra libertà e governo. Io credo che noi stiamo vivendo uno dei periodi più duri dal punto di vista della libertà della storia contemporanea. Tantissime cose mi erano difficili da comprendere, tantissime cose degli anni 30. Dopo la crisi del 2008 le ho comprese tutte, dalla prima all'ultima, cioè non c'è più nulla, non esiste nessun antidoto che noi abbiamo nel nostro corpo nei confronti della salvaguardia della libertà, no? Mentre per la più gran parte della popolazione esistono una serie di impulsi naturali alla procreazione, e allora se dicono l'umanità non procederà, noi diciamo ma guarda, ci sono queste cose, insomma alla fine forse faranno ancora dei figli. Non c'è nulla nella nostra costituzione fisica che ci spinga verso la libertà, è solo una questione culturale, nient'altro sotto, è una preferenza culturale, è una bella cosa, possiamo discuterne a lungo. Tuttavia non c'è nulla di paragonabile alla fame, alla sete, ai vari istinti che possiamo immaginare che ci garantisca che la libertà venga preservata. Come ricordava sempre Ronald Reagan, la perdita della libertà è sempre una generazione lontana dalla nostra, ma a una generazione, cioè la prossima generazione potrebbe perderla. E secondo me quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, con il richiamo costante e continuo a sempre più intervento, sempre più statualità, sempre più tasse, sempre più debito pubblico, sempre maggiore regolamentazione della vita degli individui, fra folle osannanti e ole di piazza, è qualche cosa che nel periodo del 1973 era inimmaginabile. Bene o male, nel 73 avevamo l'esempio di una guerra, l'unico esempio della storia, di una guerra che è stata conclusa perché il popolo era contrario, non era mai successo nella storia dell'umanità. Quindi la guerra del Vietnam è un grosso esempio anche di una società libera, in cui certo gli errori si fanno, ma alla fine si pagano, e il governo l'ha pagato molto. Oggi siamo in una posizione che veramente, cioè io non sono ottimista in alcun modo, sono ottimista nei prossimi 7-8 secoli, non nell'arco delle nostre vite, ma io credo francamente che questi discorsi di carattere culturale, poi Lisa diceva parte da Kant, e magari partisse da Kant, sicuramente c'è tutta un'ossessione. Vedete, vi dicono costantemente, ma cosa dici? Con la complessità del mondo moderno ci vuole lo Stato. Ora, lo Stato è la risposta più semplice della storia dell'umanità, non ha nulla a che vedere con la complessità. Lo Stato moderno significa creare una sala di controllo unica e stabilire il decisore. Fine della storia, che sia in maniera democratica, che sia la monarchia di diritto divino, cioè, ci sono tanti modi, ma c'è un solo modo. Sala di comando unica e decisioni che vengono prese in questa sala di comando, che poi ovviamente hanno un livello di complicazione le decisioni in sé, ma come risposta al problema dell'ordine politico è la risposta più semplice che sia mai stata trovata, è più semplice della costruzione imperiale di Alessandro Magno. È una enorme costruzione intellettuale intorno a qualche cosa di estremamente semplice rispetto alla complessità delle società in cui viviamo. Esiste una sola cosa che in realtà cerca di mimare la complessità della realtà sociale in cui viviamo, ma è applicata e vivente solo in Svizzera e negli Stati Uniti, e si chiama federalismo, ed è quel passaggio che tante volte ha auspicato anche dai libertari, quel passaggio dallo Stato al governo, cioè al governo e soprattutto all'autogoverno delle libere comunità. Però nessuno di noi è ottimista, neanche Iannello, se non, però io spero nella campagna acquisti del Milan, altre cose, però sulla politica no, non possiamo realisticamente essere ottimisti, saremmo degli squilibrati se lo fossimo. Se Maduri vuole rispondere anche lei. Sì, no, beh, a parte l'ottimismo appunto a cui facevo riferimento di Marco nella sua introduzione, sì, era un ottimismo nel lungo, lunghissimo periodo, insomma. Sì, adesso stiamo vivendo uno
dei punti, dei momenti più bassi, insomma, ecco, per la nostra libertà. E la sua, è difficile rispondere alla domanda di Lisa. Possiamo pensare che dall'oggi al domani, così con una bacchetta magica, tutto scompaia? Beh, non direi, però possiamo appunto, come diceva giustamente Nicola, tenere presente Rothbard come autore che ci fa pensare, che ci fa riflettere, tenere presente le sue proposte come un'idea guida, come un andare verso meno Stato, meno governo, meno legislazione. E questo possiamo sostenere appunto come iniziò a fare lui verso la fine della sua vita, cioè i movimenti secessionisti, per esempio. I movimenti secessionisti vanno nella direzione appunto comunque dell'autogoverno di una comunità. Certo, se poi i libertari riuscissero ad applicare la teoria gramsciana dell'egemonia culturale in un paese come l'Italia, considerato quanto ha avuto successo per il socialismo, allora sarebbe il massimo, ecco, ma la vedo molto. Cinque non è difficile occupare l'Accademia italiana. Diciamo che l'auspicio è che passare dalla situazione attuale a Bassani rettore. Questo credo che potremmo, se questo sarebbe già sicuramente un passivo... nessuno sarebbe punito sotto un rettorato. A questo punto di vista, però la formazione, potrebbero stare tranquilli tutti i comunisti. Infatti un collega del mio dipartimento che mica stupido ha detto sì, vabbè, adesso colpiscono Bassani che a noi non ci piace, perché è un apologeta del capitalismo, cioè, però dice poi magari colpiscono uno di noi, no? Capito? Ci vuol poco a immaginarlo. In realtà, oltretutto, no? Detto, se poi cambia il clima politico non si sa cosa succede, non è che... In ogni caso, insomma, è sempre meglio la libertà, ecco, mettiamola così. Però dicevo, non c'è nulla. Giustamente c'è la Roberta, dice, ma volete più legislazione o meno? E me lo chiede anche lo Stato. Lo Stato dice, volete più legislazione o meno? Ma alla romana, capito? O meno, capito? O di meno. E quindi ci becchiamo costantemente più legislazione. Questo è il discorso. Nicola, vuoi rispondere anche tu? Poi ho io una domanda. Nick. Sì, sto riattivando l'audio. Non so se è cambiato così il quadro con la crisi che c'è stata ora, che poi noi ricordiamoci nel brevissimo volgere di tempo abbiamo avuto una crisi finanziaria globale. Ricordiamoci che il prodotto interno dell'Italia non era ancora tornato a livelli pre-2008, il paese più colpito dalla crisi finanziaria globale del 2008, e ora abbiamo avuto questa crisi sanitaria a livello globale. Quindi io normalmente non sono Terenzio Mamiani, che crede nelle magnifiche sorti progressive dell'umanità, però insomma non viviamo in un mondo così brutto. È vero che le sorti della la libertà non è mai un regalo, la libertà va sempre mantenuta ed è qualcosa per la quale bisogna combattere, perché non è mai un regalo né una concessione di nessuno. E se il liberalismo ci insegna qualcosa è che il potere è qualcosa che va assolutamente frenato. Quindi che poi questa sia una specie di fatica di Sisifo, che sia svuotare il mare con un cucchiaio, questa è un'altra cosa. Però la grande lezione del liberalismo è questo, che la libertà è preservata solo limitando il potere. Da questo non si scappa, quindi questo è il quadro che abbiamo davanti. Che cosa succederà a breve non lo sappiamo, figuriamoci nel lungo periodo. Il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza, d'altronde diceva qualcuno di molto più importante. Vigilante, attenzione. Vigilante. La mia domanda è molto semplice, poi proprio l'ultima che è venuta dopo. Leninianamente, quindi
che fare? Oggettivamente che cosa dovrebbe fare l'ISA, cosa dovrebbe fare come dire, delle persone che hanno a cuore la libertà e che pensano che quella possa essere, come dire, l'obiettivo ultimo, che sarebbe bello vivere in una società senza Stato. Semplicemente diffondere le idee, conoscere, eccetera, cioè cosa dovrebbe essere fatto, secondo voi? Rispondo un attimo. Io credo veramente che tutto rimanga all'interno di operazioni molto complicate dal punto di vista culturale, però che da lì non si esca, non ci possa... Allora, tanto Rothbard credeva, ad esempio, la battaglia politica è battaglia di idee. In Italia abbiamo visto una cosa molto chiara, una persona che nel 1994 raccontava di voler fare la rivoluzione liberale non ha utilizzato idee liberali perché non le aveva, perché non c'è niente da fare, non ce ne sono in questo paese, e quindi ha preso tutti i socialisti che gli passava il suo amico Becchino Craxi. Ricordo all'epoca andavo ogni tanto a chiedergli dei soldi per la nostra fondazione Gianfranco Miglio, e all'epoca c'erano i fax, non c'erano le email, e mi ha raccontato che il presidente del consiglio allora riceveva ogni 5 minuti un fax da Amamet, perché lui ha riconosciuto bene la grafia di Craxi, e quindi è stato, finché era vivo Craxi, totalmente etero diretto da Mamet, che gli spiegava tutte queste cose. Quindi c'è stato un socialista importante negli anni 80 e una persona negli anni 90 che, distrutto il regime del socialista importante, ha fatto la rivoluzione liberale diretto dal socialista importante degli anni 80, no? Quindi qual è il problema? Il problema è che se o le idee sono tue o usi quelle degli altri. Purtroppo la battaglia politica è sempre fatta di idee, non può essere fatta di soldi. Io ricordo anche una volta che all'epoca, tanti anni fa, c'erano due tipi che venivano considerati un po' liberali o che sapevano qualcosa, e si chiamavano Carlo Lottieri e Marco Bassani. Intanto ci chiamavano, era bizzarro, ci davano anche dei soldi, per fare delle cose. E soprattutto quando erano all'opposizione. Una volta mi hanno dato dei soldi per scrivere una roba, poi fa no, ma non ti preoccupare, adesso torna Berlusconi, lui ha i soldi. Praticamente l'idea della cosiddetta destra, centrodestra, era: se siamo all'opposizione, vabbè, diamo qualcosa, vediamo se riusciamo a far venire fuori due o tre ideuzze. Al contrario, se siamo al governo, c'è Berlusconi che ha i soldi, che ce ne facciamo delle idee se abbiamo i soldi? Che le cose del tutto evidentemente non sono e non risultano così semplici. Io, per esempio, mi sono trovato però più volte a parlare con dei professori del liceo. E alcuni di questi professori del liceo, qui abbiamo una signora veramente molto, a parte molto intelligente, molto brava e molto simpatica come professoressa, che si chiama Laura Galli, e lei, ma tante altre persone che ho incontrato di orientamento, mi hanno detto: guardi, però lei fa queste... Io una volta facevo delle cose che erano un'analisi dell'anticapitalismo nei libri di testo delle scuole medie e superiori. Va sicuro, sono delle cose che nella Cina maoista avrebbero detto: beh no, aspetta un attimo, adesso non esageriamo. Vi è l'esaltazione della comune maoista in libri pubblicati in Italia nel 2016. Quindi voi immaginatevi questo povero ragazzo cresciuto già in un paese ultrastatalista, in cui gli raccontano che il vero difensore, chi è che fa sposare donzelle, ripara i torti, eccetera, è il funzionario pubblico, e cosa deve fare? Spera solo di diventare forestale, perché gli raccontano che il regno del mercato è il regno del sopruso, dell'abuso, del disuso, dell'uso, tutto è una cosa violentissima, e allora dici: come posso salvare il mondo da tutto ciò? Faccio il forestale. E quindi a un certo punto, quindi allora cosa si può fare? Secondo me, ad esempio, ho parlato con qualche collega di storia, io non so nulla di storia contemporanea, anzi non so più neanche quando inizia, perché quando ero giovane iniziava molto tempo prima. Oggi mi raccontano gli studenti che dice: ma inizia da Tangentopoli, allora Madonna, cioè, tutte le volte allungano, cioè, è praticamente cronaca pura. Però secondo me non sarebbe del tutto folle che qualcuno magari di idee non scrivesse questi capitoli, ad esempio sulla rivoluzione industriale,
sulla seconda guerra mondiale, sul marxismo. Ci sono dei capitoli per gli studenti, poveretti. Voi immaginate, siete uno studente di 17 anni, aprite il libro, si chiama La rivoluzione industriale, ma il titolo dovrebbe essere L'inferno arriva sulla terra. Vi fanno delle descrizioni di quella che è stata di quello che è stato il fattore che ha aumentato di 360 volte il livello di vita delle popolazioni e che indubbiamente ha comportato aggiustamenti e qualcuno che ha lavorato 12 ore di seguito e altre cose assolutamente folli, e i bambini ad oggi che cuciono i palloni della Nike. Mi ricordo uno studente che io cercavo di dire: sì, certo, questi bambini però alla sera accanto al fuoco con i genitori prendevano $2 l'ora, che sono tantissimi soldi in India, e cucivano il pallone della Nike e andavano poi a letto. È tipico di tutte le società povere che i bambini aiutino i genitori. E questo mi ha detto: ma allora lei è favorevole anche ai bambini soldato favorevole ai bambini soldato che vengono presi, uccisi, stuprati, ammazzano, eccetera. E quindi c'è una incapacità di distinguere relazioni volontarie da relazioni che volontarie del tutto evidentemente non sono. Insomma, io sogno che qualche persona sana di mente, null'altro, né libertario né nulla, scriva qualche capitolo sul quale, sulla rivoluzione industriale, sulla seconda guerra mondiale, sulla diffusione del comunismo internazionale con 100 milioni di morti, e che magari faccia capire ai nostri studenti i drammi che la storia umana ha vissuto. Marco, i drammi veri e i drammi falsi. Posso intervenire un attimo? Marco, mio figlio ha fatto delle battaglie, delle strenue battaglie con il professore di storia in terza media a proposito della rivoluzione industriale. Alla fine però gli ha dato il massimo dei voti. Sì, ma mica tutti possono essere figli della Modugno. Tu di figli ne hai uno, capito? Qui ce ne ogni anno ne nascono pochi in Italia, ma ne nascono 400.000, capito? Qui bisogna tutelare 400.000 neonati ogni anno. Quando gli chiedo, dico: ma cercano di farti il brainwashing? No, non ti preoccupare, mamma. Ci ho già pensato mamma a brainwashing. Ecco, appunto, lui era già partito ben lavato il suo cervello, ma però vinto. Comunque, allora, tornando alla domanda di Lorenzo, io per me, ecco, rispondo per me, nel mio piccolo, io cerco di fare il mio, più che posso, il mio dovere per cercare di diffondere un po' appunto le idee sulla libertà, le idee liberali in Italia, per la formazione di una cultura liberale in Italia, e per col mestiere che faccio, insomma, cercando appunto di fare al meglio, di formare al meglio i miei studenti. Credo molto, sì, nella formazione dei giovani, nel ruolo dei think tank, come, non so, il Mises Institute, il Cato Institute, cose del genere, l'Istituto Bruno Leoni. Non dimentichiamo che fa un'opera meritoria l'Istituto Bruno Leoni nelle scuole, cioè veramente. Quindi sì, io penso, credo molto nella formazione dei giovani. Io ho salvato molti studenti dal marxismo della Vulgata. E non che, ve lo dico francamente, senza nessuna... non credo che la cosa non abbia qualche collegamento con ciò che è accaduto quest'anno, perché la persona che mi odiava moltissimo era stata a lezione da me, era una mia studentessa, e da lì da cui è partito tutto. E diciamo che, visto che lei non era stata salvata dal marxismo della Vulgata del tutto evidentemente, mi dicono, però non ne ho idea perché non ho mai controllato, insomma, che fosse una persona che mi odiava particolarmente per questo. Cosa volete che gliene freghi della Kamala Harris? Non scherziamo, su. È una questione che riguarda il fatto che sostenere idee favorevoli al libero mercato è la cosa meno popolare che possa esistere in questo paese, perché di fatto è come se tu sostenessi una sorta di olocausto di mercato che sta accadendo ogni giorno nella mente malata di molti nostri concittadini, naturalmente, soprattutto degli intellettuali, che sono pericolosi per lo più.
Se mi permettete, veramente una cosa, perché Nicola, solo una cosa, chiaramente sì, difendere il libero mercato e farlo da una cattedra universitaria, da un corso da parte di un professore ordinario. Credo che sono tutte le tre cose messe insieme. Io sono un errore dell'Accademia Italiana, non lo commetteranno più, tranquilli. Brevissimamente, per dire della battaglia di idee, a parte che appunto ognuno fa il suo mestiere, quindi ognuno fa quello che sa fare, ma io credo che la battaglia di idee sia fondamentale. Tutto quello che ha detto Marco ci ha fatto capire che se certe cose non sono state fatte è perché si è sottovalutata la battaglia di idee. Ricordiamoci che queste idee in Italia circolano con Leonardo Facco, Rubbettino, Liberi Liberi di Macerata e l'Istituto Bruno Leoni. E a maggior ragione Bassani è in America, ma ecco, ne avrà avuto per capire quanto queste cose qui suscitino veramente una opposizione che a me ha quasi sorpreso. È bastato vedere cosa è successo a Carlo Stagnaro per una nomina marginale in una commissione che è chiamata a vigilare su come vengono spesi. Poi Stagnaro è marxista dichiarato, quindi non... Sì, tra l'altro è un socialdemocratico bernsteiniano. Sì, lui si è dichiarato renziano di fronte a me guardandomi in faccia, ha detto, non scherzavo, ha detto, stai scherzando? No, ho più di... Ma io conservo gelosamente il saggio di Carlo su federalismo e libertà, in cui sosteneva il diritto a tenere un missile in giardino. Quindi quella cosa gliela ricordo tutte le volte. È stato da una minoranza, è vero, ma qualificatissima e agguerritissima, gli è stato rimproverato di tutto. In Italia puoi aver sostenuto tutto quello, la statizzazione integrale dei mezzi di produzione. Le camere a gas non esistevano, puoi dire qualunque cosa. Tutto. Puoi avere sostenuto qualunque cosa, se pronunci la parola mercato è finito. Sì. Esatto. Allora, a meno che voglia la professoressa Galli, che hai evocato, fare un intervento, l'ho sollecitata, se vuole, molto volentieri. Faccio un'ultima domanda, io la faccio sempre, ma perché credo che sia importante, perché questo ciclo, come dire, di presentazione dei classici dovrebbe indurre anche alla lettura. Quindi a ognuno dei relatori, un testo di Rothbard alternativo a quello che abbiamo presentato, che dovreste consigliare a un ragazzo o una ragazza oggi, e perché appunto un ventenne oggi dovrebbe leggere Rothbard. In ordine, direi, professor Bassani, un testo delle motivazioni. Io direi, allora, secondo me il testo più riuscito di Rothbard è Il potere e mercato. Non, sotto questo profilo io non ho dubbi, perché è effettivamente il cuore della filosofia libertaria, ed lo presenta con la maestria di un grandissimo economista, perché Rothbard questo era, e quindi presenta l'alternativa di cui abbiamo parlato prima, cioè del fatto che noi viviamo metà liberi e metà schiavi, come l'alternativa fra il potere e il mercato. Quindi questo testo, che è stato scritto proprio in quegli anni, in quegli stessi anni del manifesto libertario, è un testo che io suggerirei senza alcun dubbio a uno studente come il testo più importante di Rothbard. E Rothbard diceva anche molto spesso, oggi non mi sembra l'abbiamo ricordato questa sera, però era carino a proposito di utopia, libertarismo e utopia, dice, ma la vera utopia, questo non l'ha mai scritto ma l'ha sostenuto in una conferenza, dice, la vera utopia è quella del governo minimo, il governo si nutre di se stesso, non è mai esistito un governo che abbia in realtà diminuito la propria sfera e il proprio raggio d'azione. Una volta in una conferenza si alza un tipo, sai, quelli lì con gli occhialetti, che poi c'ho gli occhiali anche io naturalmente. Una volta ho preso in giro uno perché aveva due nomi e dice, ma lei non la chiamano Luigi Marco? Ho detto, già, è vero, anch'io, no? Quindi non va bene. Bisogna rendere... Quindi allora si alza questo tipo, il tipico nerd che studia tutto, che crede che Uppsala possa inficiare qualunque discorso, e dice, no, cioè, nella storia, no, non è vero, sbaglia assolutamente, perché nella storia la Svezia ha in realtà ha avuto un periodo in cui ha diminuito la tassazione. Va bene, è successo. Ci sono due o tre casi nella storia in cui questo è accaduto. In realtà quello che accade costantemente è proprio l'opposto. Vale a dire, il governo può anche iniziare come governo minimo. Guardate che questo, voi sentite dire in questo paese, eh sì, ma le tasse sono sempre state alte. No. Rispondete no.
Fino alla riforma del 74 erano il 22% del PIL. Fino all'89-90, grazie anche alle idee geniali del socialista che faceva tutto a deficit, non ha mai superato il 28%. Nel corso degli anni 90 è arrivato sul 30-33% e adesso la tassazione reale è sul 64%. Non sono sempre state così. Cioè ci sono dei movimenti e nel periodo degli anni 50 con una persona sana di mente, qual era De Gasperi, eccetera, erano tra il 16-17% e l'Italia cresceva al ritmo del 9-10%. Nel 61 si aspettavano l'11%, l'Italia crebbe al 9,6 e vi fu un piagnisteo generalizzato fra tutti gli economisti. Quindi queste cose accadono e vanno avanti. Professor Dugno, quale testo di Rothbard suggerirebbe? Perché leggere Rothbard oggi? Allora, io suggerirei la Grande Depressione. La Grande Depressione perché è appunto un'interpretazione alternativa delle origini della Grande Depressione, la crisi del 29, appunto, perché appunto fa capire quanto le radici della crisi del 29 siano ben più antiche, ecco, di quello che ci vogliono far credere, che non è stata appunto una crisi di sovrapproduzione, ma che appunto c'era già stato una sorta di New Deal da parte del presidente che aveva preceduto Roosevelt e che tutto un sistema, tutta una rete di alleanze tra big business e big government era già in atto, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E quindi appunto lui fa risalire questa crisi del 29 a questi fenomeni, insomma, e a un sempre maggior intervento, insomma, sempre maggior presenza dello Stato nell'economia. Perché leggere Rothbard oggi? Perché ti fa vedere le cose da una prospettiva diversa, una prospettiva assolutamente impensabile, ma ti ci fa ragionare sopra, ti ci fa pensare. Sì, brevissimamente, Cambio. Volevo, mi hanno fregato, eccetera. No, potrei fare questo vecchio Nazione cos'è, se no, l'esotico. C'è un bel saggio, che poi è una raccolta di saggi che si intitola, è in inglese, però si trova gratis online, che è Egalitarianism as a Revolt Against Nature, che secondo me è molto molto bello. Credo non sia mai stato tradotto in italiano, non vorrei sbagliarmi, perché poi alla fine tanti hanno anche tradotto, ci sono tante cose tradotte online di Rothbard, sinceramente poi io non ho, a un certo punto non ho seguito più di tanto. E perché sì, io assolutamente copio e incollo quello che ha detto Roberta, è un autore che fa pensare. E credo che ci sia molto bisogno di autori che fanno pensare, che danno anche fastidio. Che tutti, a me fa ridere una cosa dell'epoca del conformismo, c'è sempre il conformismo, che tutti a parole, no, sostengono il fatto che l'intellettuale deve essere scomodo, che l'intellettuale deve dare fastidio, eh? E poi c'è sempre l'elogio pubblico di tutti gli intellettuali che dicono quello che dicono tutti. Ecco, no, Rothbard non è un intellettuale che dice quello che dicono tutti, è un intellettuale che dice cose che dice solo lui, va letto per questo. Io volevo, posso dire un'ultima cosa? Io ho smesso di dare tesi su Rothbard, perché una volta quando discutevamo le tesi, eccetera, io ne ho data a qualcuna, a studenti, che fa... I colleghi si arrabbiavano talmente tanto, perdevano la testa in un modo che io devo dire, scusate, però lo dice Rothbard, non il nostro bravo ragazzo di quarto giaro, il quale ama lo Stato come più di voi. Lui ha studiato un pensatore che invece è un pensatore molto complicato sotto questo profilo. Sbaglia, però lasciatelo, sta solo riportando le parole di Rothbard. Però gli veniva la bava alla bocca, già con Nozick, altro che Rothbard, già con Nozick veniva la bava alla bocca, quindi con la prospettiva di un
cosiddetto stato minimo, per cui non ho più voluto imbarazzare i miei studenti, poverini, soprattutto se hanno una media alta, perché spesso, a volte proprio gli negavano la lode, come sapete ci vuole l'assoluta unanimità, e soprattutto vedevo che stavano male mentre lo studente esponeva il pensiero di Rothbard. Se tu fai uno studio su Pol Pot, Enver Hoxha, non c'è alcun problema, quindi diciamo c'è un pensiero che ha causato, dicono 100-150 milioni di morti, e che tranquillamente puoi discutere senza che dia scandalo in alcun modo. E c'è un altro pensiero che Rothbard diceva spesso, sì, quando viveva a Las Vegas uno gli ha detto, sì, ma non lo trovo un po' kitsch? Certo che è kitsch, però, dice, nessuno ha mai ucciso per il laissez-faire, né nessuno è mai morto in suo nome. Per cui, dice, sarà kitsch, ma qualche cosa di buono ce l'ha. Però, diciamo, il fastidio che provoca nei miei colleghi è qualche cosa di indescrivibile, per cui una discussione di una tesi di laurea sul pensiero di Rothbard è sostanzialmente insostenibile, diventa una tesi insostenibile. Non hai aggiunto, scusa Roberto, solo una cosa che credo che però avesse provocato all'epoca un piacere indescrivibile da parte tua, ma quello nel senso che... cose private e personali, non si parla dei godimenti dei professori. Posso dire una cosa? Che se quando l'intellettuale dà fastidio, beh, lo puniscono. Ce l'abbiamo qua un caso davanti. E, no, nel mio caso io continuo a dare tesi su Rothbard. Sono un po' così, un po' scioccati. Però devo dire, forse i romani sono più bonaccioni, non so. Ne frega un cazzo, diciamo. Forse, non lo so. Pensa che ho dato una tesi di dottorato sul femminismo libertario, la Wendy McElroy, sì, sì. E ha fatto un figurone la mia dottoranda, e c'erano appunto le due partecipanti alla commissione femminista che stavano lì annichilite, ma l'ordinario di storia contemporanea apprezzava. Quindi che ti devo dire, i romani, allora, sì, però Roma digerisce tutto, si sa che a Roma siamo meglio. È riuscita a domesticare Bossi, che nel 1987 sembrava inaddomesticabile anche dal punto di vista dell'Olezzo, invece l'ha proprio totalmente addomesticato in pochi. Tu a Roma hai digerito un piatto tipico della cucina romana, la coda alla vaccinara, la coratella. La coda alla vaccinara, non sono quelle fuori dai centri dove quando fanno i vaccini. Quando ti ho portato postaccio alla garbatella, quindi insomma a Roma mia garbatella non poco, sì sì. Direi che abbiamo di solito un patto di non superare tassativamente le 23, quindi prima di arrivare ai ringraziamenti, scioccherò il professor Bassani, perché chiaramente cambiamo completamente settimana prossima, e quindi diamo appuntamento a chi volesse settimana prossima al Nodi Liberale, presenteremo questo libro, I limiti del popolo, democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi Sturzo, insieme all'autore Flavio Felice, a Rocco Buttiglione e ad Antonio Campati. Quindi, bravo, un caro amico Flavio, e è un libro molto interessante. Assolutamente sì. E quindi insomma, Rocco è un bravo uomo. E quindi credo che sarà un'altra serata. Con i fratelli un po' meno, ma Rocco non è. Flavio è un carissimo amico, comunque, veramente quindi, cara persona. Bravo. Flavio, bravo. Ringrazio davvero Nicola Iannello per essere tornato da noi e ci vediamo presto. Grazie al professor. E la Laura Galli non ce l'ha neanche salutato. Non vuole, credo che temo che non voglia intervenire, l'ho sollecitato in ogni modo. Le definizioni del preside. Quindi sì, esatto, può essere. Grazie a Roberta Adelaide Modugno per la prima volta all'Odi Liberale e grazie a Marco per essere tornato da noi. Grazie davvero grazie a tutti. Giannelli. Grazie a te. Buonanotte, grazie Lisa. Ciao. Ciao a tutti.